manera podré entrar a tu habitación. Mide tus palabras. No soy un pasatiempo. Bien, eso es lo que tú crees. Eres tan bonita. Ya regresé. L'azione si sposta nell'ufficio di Aki, dove Galip gli fa visita. Kemal Soidere ha attaccato me e la mia famiglia, superando tutti i limiti, dice il padre di Emir. È impossibile per me mantenere la calma, suo figlio attacca la famiglia di Kemal da mesi. Ma non ti ho mai visto venire da me, dice zio Asu. Senti, non sono venuto qui per dare una spiegazione. Sono venuto per porre fine alla loro rivalità. Come? Licenzierai Kemal Soidere come direttore. Non avrà alcun legame con la tua azienda. Cancellerò il tuo nome da questo settore. Sai benissimo a quanto risale il cognome Kosquoglu, ma non conosci la portata del mio potere, dichiara Aki. Mi scusi? Chiede Galip. Kemal non è solo qualcuno che lavora con me. Diventerà mio genero. Ti darò metà delle azioni di questa società. Devi capire che Kemal sarà il capo con cui dovrai lavorare. Non puoi farlo. La tua parola non ha significato qui. Perché dovrei ascoltarti? Pensavo che fossi un uomo ragionevole e sono venuto qui per darti un consiglio. Ma ora capisco benissimo da dove Kemal Soidere trae il suo coraggio. Vorrei che ti rimanessero abbastanza giorni per vedere come verrei pagato per questo. Kemal ha una lunga vita davanti a sé. Mi basta. Galip lascia l'ufficio di Aki. Banu blocca la strada a Tariq. Entrambi scendono dalle loro auto. Non ti avevo detto di non intralciarmi di nuovo? Chiede Tariq. Cos'altro vuoi da me? Cosa? Se solo potessi ascoltarmi una volta. Dice la ragazza con la voce in lacrime. Non c'è più niente da ascoltare. Farei mai qualcosa che possa farti del male? No, non l'ho fatto. Sapevo che saresti uscito di lì. Era previsto anche quello? Non capisco. Mi dispiace davvero. Non potevi pianificarlo bene. Guarda, alla fine mi hai perso. Non potevi prevederlo, Tariq, per favore. Dice Banu in tono implorante. Scusate, cosa? Chiede il fratello di Kemal. Mi hai pugnalato alle spalle. Era la prima volta che mi aprivo con una donna. Mi fidavo di lei. Ti ho creduto. E tu cosa hai fatto? Hai fatto quello che hanno fatto tutte le altre donne. Mi dispiace tanto. Non avevo intenzione di farti del male. Lo giuro, ma l'hai fatto. Hai reso me e mio fratello nemici. Tariq sale sulla sua macchina e se ne va a fabbrica di suo padre, che gli chiede di parlargli. Prendi questo, figlio mio, dice Hazen e porge a suo figlio il suo grembiule da lavoro. Mettitelo e torna al tuo lavoro. La tua famiglia, il tuo mondo, è questo il mio mondo, padre? Chiede Tariq. Non è vero, figlio mio? Ascolta, Tariq, volevi stare da solo e ci sei riuscito. Ma questo mondo ci trascina sempre nei guai e nelle cose brutte, figlio mio. Cadiamo a pezzi. Fate questo e aiutateci a ricostruire la nostra famiglia. Ho distrutto la famiglia? Chiede Tariq. Ho disturbato la quiete? Per l'amor di Dio, girati e guarda gli altri tuoi figli prima di guardare me. Sei il mio primo figlio, annuncia Hazen e prende la mano di suo figlio. Sarai il primo che guarderò. Tu sei la pietra angolare della nostra famiglia. Tu sei le mie mani e le mie ali. Comincio da te quando sono in ansia. Faccio lo stesso quando mi riprendo. Tariq prende il suo grembiule, si alza e lo riattacca alla gruccia. Mi dispiace, padre, dice. Ma non ho cominciato io quello che ci è successo. Sono ancora tuo figlio. Sono ancora dalla tua parte. Sarò sempre la tua pietra angolare. Ma non dirmi di tornare. Il mio percorso è a senso unico. Non inizierei mai se volessi voltarmi e tornare indietro. Buona giornata di lavoro, padre. Tariq esce dal barbiere. Nian chiama Zair. Ho bisogno del tuo aiuto, dice. Basta non dire niente a Kemal. Promettimelo. Stai dicendo che dobbiamo fare qualcosa alle spalle del capo? Ok, sono d'accordo, dice Zair e mette la chiamata in viva voce. Kemal è seduto accanto a lui. Tanner mi ha parlato di una registrazione di cui solo lui conosce il luogo. Dobbiamo trovarli. Come pensi che dovremmo trovarli? Li troveremo, e tu mi aiuterai in questo. Va bene, ma come? Perché pensi che ti abbia chiamato? Probabilmente perché sono una persona molto intelligente, ma... Bingo, va bene. Da dove cominciamo? Chiede Zair. Non lo so, non ci ho ancora pensato. Ma dimmi, sei d'accordo o no? Chiede Nian. Kemal fa un segno a Zair e annuisce. Che peccato, cognata. Non pensi che ti lascerei in pace, vero? Ma davvero non capivo perché lo facevamo di nascosto per il capo. Perché ogni volta che stiamo insieme, ci allontaniamo dalla verità.
Non lo nasconderemo per sempre. Lo nasconderemo per ora. Prima lasciami trovare qualcosa e poi lo diremo a Keman. Va bene, cognata, va bene. Sai una cosa? Non riesco a capire cosa state facendo voi due, dice Zair dopo aver finito di parlare con Nian. Nemmeno io, dice Kemal. Quindi che sta succedendo? Farò qualcosa alle tue spalle e poi verrò da te per informarti, giusto? Credo di sì. Hai la definizione di lavoro più unica al mondo. A quanto pare Nian non smetterà di perseguire questo obiettivo. Se la fermassi, continuerebbe da sola. Pertanto non dovresti preoccuparti di questo. Almeno ci sei tu. Non mi preoccuperò per lei. Non mi preoccuperò, va bene. Ma cosa faccio veramente? Chiede Zair. Tenerai d'occhio Nian e lo informerai di ogni mossa, annuncia Kemal. Nel frattempo, Leila entra nell'ufficio di Onder. Vuoi qualcosa da bere? Chiede padre Nian. Non sono venuto qui per farti visita. Sono venuta ad avvertirti, dichiara la donna. È questo Vildan? Non ci posso credere. Pensi che farò anche il ruolo di mediatore? Ovviamente no, quindi non trascinarmi nella tua relazione infelice. Voi due, smettetela di venire sempre alla mia porta. Vivi la tua vita come vuoi, non sono affari miei. Non sono il tuo confidente né la persona su cui puoi sempre contare. E certamente non il tuo mediatore, Leila, come potevo aspettarmi una cosa del genere da te? Chiede l'uomo. Naturalmente non puoi aspettartelo, sarebbe un bel nervo, dice Leila. Senti, ci sono molte cose che ti direi se cominciassi a darti consigli da amico. Ma tu non sei mio amico. Quindi non ho nessun consiglio da darti se non questo, vivi come vuoi. Vivi nel modo che più ti si addice. La donna esce dall'ufficio, nella residenza di Kosquoglu, Zeynep entra nella stanza di Emir. Sto cercando di essere dalla tua parte. Non vedi? Chiede la ragazza. Capisco, ma sto cercando di capire perché, risponde Emir. Zeynep si siede accanto a lui e gli mette una mano sulla spalla. Sei un uomo molto solo, dice. Lo sai? A volte sei come un tornado. Come se il mondo intero fosse nelle tue mani. Come se tutti fossero intorno a te. Ma non c'è davvero nessuno. E lo sai anche tu. Sei completamente solo. Non hai una spalla su cui appoggiarti. Sei così spietato perché non hai nessuno su cui contare. Vai via, Zeynep, chiede l'uomo. Ha le lacrime agli occhi. Va bene, vado, ma dovresti saperlo, Emiro. Verrò quando vuoi, assicura la ragazza ed esce dalla stanza. Nel frattempo Aki cede le sue quote della società a Kemal e Asu. Soidere non è entusiasta di questa svolta degli eventi. Credimi, l'ho scoperto anch'io oggi, gli dice Asu. Ho detto a mio zio che non ti sarebbe piaciuto, ma sai che mio zio non ha alcuna obiezione. Ma non credo di meritarlo, dice Kemal, per l'azienda o per me? Mio zio si è fidato di te tanto quanto si è fidato di me. E la cosa più importante è che anch'io mi sono fidato di te, perché so che per tutta la vita mi sentirò al sicuro con te, continua Asu. Ascolta, per il resto della tua vita avrai un amico di cui potrai sempre fidarti, dice Kemal, e il signor Aki ne può essere sicuro. Ma voglio di più, lo dici adesso, ma so che i tuoi sentimenti cambieranno. Un giorno anche tu mi guarderai in modo diverso. Mi vedrai come ti vedo io. Ace, va bene, lascio questo argomento. Lo prometto, aspetterò pazientemente quel giorno. Non aspettare, perché quel giorno non arriverà. Kemal si gira e se ne va, Emir si ubriaca ed entra nella stanza di Zeynep. Cosa stai facendo qui? Chiede la ragazza. L'uomo si siede accanto a lei e la guarda direttamente negli occhi. Sono curioso, sono venuto perché potessi vederlo nei miei occhi, dice e avvicina il più possibile il suo viso a quello di Zeynep. Hai bevuto troppo, come potrei altrimenti andare nella tua stanza? Attento a quello che dici, non sono il tuo antipasto ubriaco, sei comunque l'antipasto.